Ben ritrovati, gentili telespettatori, a questa edizione flash di Prima TG. Proseguono le consultazioni di Draghi, che stamattina ha incontrato Lega e Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che era previsto un prevertice dei dirigenti del movimento con Grillo. Il fondatore 5 Stelle ha aperto all'ex presidente della Banca Centrale Europea e ha fatto parte della delegazione che oggi pomeriggio lo incontrerà. Ieri il no invece di Fratelli d'Italia al governo Draghi, Salvini chiede ai ministri della Lega, Renzi assicura il sostegno a prescindere da parte di Italia Viva. Ora dopo ora si consolida la maggioranza che sosterrà il governo Draghi. Sarà larga e potrebbe andare oltre il perimetro del modello Ursula, Partito Democratico, Forza Italia e Italia Viva, ma anche i 5 Stelle e Liberi Uguali. I segnali d'apertura da parte della Lega sono sempre più netti. Matteo Salvini si smarca dall'alleata Meloni che non voterà la fiducia al nuovo esecutivo. Il leader reghista fa addirittura intendere di voler entrare nella squadra con tanto di ministri. Scende in campo anche Beppe Grillo nel tentativo di far virare direttamente i 5 Stelle. Il fondatore del movimento approda a Roma ed è pronto a partecipare alle consultazioni. Consueto monitoraggio settimanale del Covid-19 con il commento di Gianni Nerezza al report dal 25 al 31 gennaio. L'incidenza scende leggermente di 273 casi per 100.000 abitanti, mentre l'RT si stabilizza a 0,84. L'occupazione delle terapie intensive scende di poco, al di sotto della soglia critica. Provvedimenti restrittivi in alcune regioni dove circolano varianti virali. Ascoltiamolo. L'incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro paese scende leggermente rispetto alla scorsa settimana, ma è ancora elevata, circa 273 casi per 100.000 abitanti. Mentre l'RT è lo stesso della scorsa settimana e si fissa intorno a 0,84. Per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive, siamo intorno al 26%, quindi di poco al di sotto della soglia critica. In alcune regioni si registra però la circolazione di varianti virali, per cui è necessario prendere dei provvedimenti particolarmente restrittivi, soprattutto nei comuni colpiti. Per il resto bisogna continuare a tenere dei comportamenti prudenti. Lancia l'allarme il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Il costante aumento dei casi di positività al Covid-19, ascoltiamo le sue parole. Stiamo verificando in questi giorni un incremento dei contagi nella nostra città. Per il passato ci attestavamo intorno ai 30 contagi al giorno, 25-30. Negli ultimi 3-4 giorni siamo arrivati a 90 contagi. È un dato che deve preoccupare e deve indurre a comportamenti adeguati che noi abbiamo sempre suggerito ai nostri concittadini. Semplici precetti. Indossare sempre le mascherine, evitare assembramenti, lavaggio accurato delle mani. E anche nelle visite con i parenti, nell'accogliere qualche amico a casa, sempre nel rispetto del decreto, avere la massima precauzione, massima precauzione. Solo così noi potremo uscire da questa situazione terribile, anche in considerazione che partirà fra pochissimo un'intensa stagione vaccinale. Novità per quanto riguarda i vaccini e le scuole anche per Avellino. Ascoltiamo il sindaco Gianluca Festa. Ho appena terminato di effettuare un sopralluogo con i funzionari della ASL qui presso la tendostruttura del Campo Coni per organizzare il sito nel quale verranno effettuate le vaccinazioni. Contiamo di partire nella settimana che prende il via il prossimo 15 febbraio. Questa è una bella notizia per tutta la nostra comunità. Chiaramente si comincerà dagli over 80, ma auspichiamo che poi in breve tempo si possa effettuare la vaccinazione per tutta la nostra comunità. Ne approfitto stamattina anche per comunicarvi che è mia intenzione posticipare di almeno un'altra settimana la ripresa in presenza delle lezioni per le scuole superiori. Non ravvedo in questo momento le garanzie per la sicurezza della salute pubblica della mia comunità e quindi ancora per 7 giorni le scuole superiori continueranno le lezioni in DAD. Una giornata importante per i diritti, per la libertà e per la giustizia.
Ieri mattina a Napoli il sindaco De Magistris, insieme all'assessora alle pari opportunità Francesca Menna, all'assessora ai giovani Alessandra Clemente e all'assessore al welfare Giovanni Pagano, ha inaugurato la Casa delle Cure e dell'Accoglienza per le persone LGBT, una struttura comunale su tre livelli che accoglie un centro socio-culturale polifunzionale, oltre che la prima residenza comunale in emergenza d'Italia, per le persone vittime di discriminazione o marginalità sociale. La struttura sarà gestita da una cordata di associazioni con il supporto dell'Ordine Psicologi Campania e del Nuovo Teatro Sanità. Ascoltiamo però i protagonisti. Oggi è una giornata straordinaria per i diritti, per la libertà e per la giustizia. La prima casa gestita interamente dal Comune per dare rifugio e accogliere le persone LGBT vittime di violenza, soprusi, abusi, discriminazioni violente. Ovviamente per ragioni di tutela non vi sveliamo il luogo, ma anche il luogo è un segnale del cambiamento dei tempi. Qui questa città crede nei sentimenti, nella fratellanza, nella solidarietà, nella giustizia e nel tendere una mano a chi è in difficoltà, applicando la Costituzione, le persone che vengono prima di tutto. E quindi oggi è un giorno importante, ci abbiamo lavorato molto, abbiamo superato ostacoli burocratici, amministrativi, una grande volontà politica in cui la Costituzione, i diritti e il capitale umano prevalgono su tutto. Ancora un caso di revenge porn che investe inoltre un minorenne. Delle chat a luci rosse da parte di un trentenne di Castelvolturno ai danni di un quattordicenne preoccupano la comunità. I carabinieri della compagnia di Ischia hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Custodia emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti dell'uomo ritenuto responsabile dei reati di adescamento ai minorenni, tentata pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, reati commessi nei confronti del quattordicenne. Le indagini hanno permesso di ricostruire le modalità in cui tutto ciò è avvenuto. L'arrestato da febbraio 2020 aveva adescato il minore attraverso i social, inviandogli foto intime e tentando di ottenere dallo stesso esibizioni pornografiche attraverso videochiamate e messaggi. L'attività investigativa è scaturita da una dettagliata denuncia della madre della vittima. Le indagini, eseguite con escussione di testimoni, perquisizione e sequestro di apparecchiature informatiche, oltre che consulenze tecniche, hanno consentito di rinvenire nello smartphone del trentenne un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, costituito da un totale di 114 immagini, 136 video, tutti di contenuto pedopornografico. Ancora una giornata negativa per i contagi Covid in provincia di Caserta. Dopo due settimane di discesa, i pazienti attualmente positivi tornano sopra i 3.000 casi. È ciò che emerge dal report quotidiano dell'ASL di Caserta, che ufficializza 177 nuovi casi e 2.328 tamponi processati, con un tasso di positività pari al 7,7%. I guariti sono 63 e gli attualmente positivi 3.069, con un aumento di 111 unità. I decessi sono 3 nelle ultime 24 ore. Le comunità colpite sono Bellona, Maddaloni, San Felice a Cancello. I casi maggiori sono stati registrati a Sessaurunca con 19 casi, Casapulla, Caserta e Caianiello con 7 casi e infine Maddaloni con 8 casi. Un dramma che continua a consumarsi, quello legato alla morte del piccolo Gianni, il bambino di 2 anni ucciso lo scorso martedì a Castelvolturno. Il padre continua a respingere le accuse affermando che il bimbo sia caduto dalla culla, ma quando è arrivato all'ospedale Pineta Grande riportava numerose lesioni che facevano pensare ad una violenza domestica. L'uomo, nel corso del lungo interrogatorio a cui si è sottoposto, assistito dal suo legale, ha fatto emergere particolari di violenza domestici, consumatesi tra le ristrette mura dell'appartamento e perpetrate dalla compagna 29enne. È psicopatica, già in cura, lo ha picchiato in diverse occasioni, ha dichiarato accusando la donna.
Gianni è caduto dalla culla, non l'ho ucciso, ho solo cercato di rianimarlo. Durante la consueta attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai fenomeni illeciti, i finanzieri della Compagnia di Capua hanno individuato un'area di circa 2.500 metri quadri nei pressi di Castel Volturno, in cui erano stati sversati oltre 200 metri cubi di rifiuti pericolosi illegalmente. Scarti di lavorazioni edili, legno, plastica, metalli ferrosi, pneumatici fuori uso, guaine bituminose, bidoni contenenti vernici, bombole e pezzi di autoveicoli fuori uso che con l'esposizione agli agenti atmosferici avrebbero potuto provocare gravi danni irreversibili all'ecosistema. Il responsabile dell'illecito sversamento è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e l'area è stata sequestrata, oltre che essere affidata in custodia giudiziaria al responsabile del settore pianificazione e programmazione ambientale e territoriale del Comune di Capua, in attesa ovviamente delle operazioni di bonifica. E concludiamo con il Napoli che prepara la sfida di stasera al Ferraris contro il Genoa alle 20.45. Gattuso pensa al turnover in vista della gara di ritorno decisiva contro l'Atalanta in Coppa Italia, il prossimo mercoledì. A presentare la gara è il tecnico del Genoa Ballardini. Ascoltiamolo. Il Genoa dovrà fare una partita con facendo tutte le cose fatte bene. Non sarà facile perché giochi contro una squadra che è una squadra che ha uno spessore di altissimo livello tecnico, fisico e anche dal punto di vista tattico comunque sono molto, molto ben preparati. Quindi detto questo il Genoa sa che deve esprimersi al meglio, ecco, in tutti i momenti e nelle due fasi della partita. Ma ho detto in altre occasioni, per me il Napoli è una squadra europea, si presenta con tanti giocatori di qualità, sono bravi ad allargarti, sono bravi nell'uno contro uno, sono bravi ad attaccare la profondità, sono comunque una squadra che in fase difensiva sono solidi, sono equilibrati, sono compatti e quindi io quelle volte che ho visto il Napoli mi è sempre piaciuto. Io penso che il Genoa è concentrato sulla partita che c'è domani, quello che è stato già ci siamo, non dico dimenticati, ma quasi la partita fatta, quello che è stato fatto fino ad ora, quindi per me il Genoa deve guardare avanti e avanti a sé c'è il Napoli. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Teleprima delle ore 21. Buona serata.